Un minuto con Padre Pio dal convento di San Giovanni Rotondo, qui nel giardino, con la chiesa di San Pio alle nostre spalle. Ecco, vedete questo indirizzo di posta elettronica, scrivete le vostre storie, le vostre testimonianze, come ad esempio ha fatto Vincenzo, che ci ha raccontato diversi episodi della presenza di Padre Pio nella sua vita. Lui infatti ci racconta che tutti gli anni viene qui a San Giovanni Rotondo, eccetto gli anni della pandemia. Ma ci vuole raccontare un fatto che è accaduto nel 1994-95, quando la moglie, dopo un lungo calvario di 5 anni, muore per un tumore al colon. Dopo la sua morte, racconto, ha avuto dei sintomi quasi identici a lei, per cui mi sono preoccupato, ma non volevo fare controlli, non volevo andare da nessuna parte. Una notte, sognando, ecco, vede proprio Padre Pio quasi presente nella sua stanza e col suo dialetto mi disse: Guaglio, vai subito a fare quello che devi fare. Sono andato immediatamente e ho risolto senza un intervento invasivo. Avevo un polipo all'intestino. Dopo qualche tempo l'ho rivisto in piedi, in cucina e mi sono avvicinato per toccarlo. Lui con suo modo di parlare quasi mi disse: ora vuoi troppo, e sparì. Erano sensazioni, esperienze, situazioni, come quando mi sono risposato e ho avuto un altro figlio che ho chiamato Francesco Pio. Avevo un anno quando è stato operato per l'inginocchiamento dell'uretrea al rene. In sala operatoria purtroppo prese un batterio, lo pseudomona, lo avrebbe portato alla cecità. Il professore di Roma, che lo ha tenuto sotto cura al Bambin Gesù, ci diceva che era un batterio duro a morire. Allora, io per devozione, insieme a mia moglie, abbiamo portato Francesco Pio qui a San Giovanni Rotondo, durante la veglia di preghiera del settembre del 2003, per partecipare sia alla veglia che alla festa. Quell'anno piovigginava, faceva un po' freddo, misi una copertina sul passeggino verso la mezzanotte e Francesco Pio cominciò a piangere, un pianto che non riusciva a fermarsi, era un fortissimo, che ci ha costretto così a ritornare nella pensione dove alloggiavamo. Man mano però che ci avvicinavamo alla camera, il pianto diminuiva. Quella notte fu una notte tranquilla per Francesco. Per farla breve, quando tornammo a Fondi, facendo le analisi, andammo a Roma dal professore e dopo averci detto, lo stesso professore, che quel batterio non c'era più, ci disse proprio che era una bestia nera.